Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2018, destinazione vacanze. Abbiamo parlato della mare, abbiamo parlato della montagna, abbiamo parlato del lago. Parliamo della vacanza, che può essere una scelta di molti italiani, può essere una scelta particolare, o può essere un modo differente di vivere le vacanze. Parliamo di rimanere in città. C'è chi in estate rimane in città perché magari parte per le ferie verso settembre, approfittando del fatto che è finita l'alta stagione, scendono i prezzi, c'è meno confusione, c'è comunque la possibilità di visitare molti posti turistici interessanti, ma c'è chi, per esempio, vive già in un luogo che è una importante destinazione di vacanza, e allora dice «beh, perché dovrei andare a cercare una vacanza in un altro luogo?» Oppure c'è chi, appunto, preferisce restare in città per moltissimi motivi. Ci possono essere motivi economici, ci possono essere motivi logistici, ci possono essere motivi di tempo. Sono tantissimi i motivi, ma vediamo come si vive in città quando si è in vacanza, come si vive l'estate in città. Beh, sicuramente con molti servizi che funzionano in maniera ridotta, molti negozi e molte attività commerciali magari chiudono per ferie quella settimana di Ferragosto, poi per il resto del tempo sono aperti, però magari le cose si muovono un pochino più a rilento. In città c'è quel caldo soffocante e asfissiante che può far passare la voglia di andare a passeggiare, però ci può essere anche quell'ipotesi di prendere nelle giornate più calde e andare nel centro commerciale a gradire dell'aria condizionata del centro commerciale. Perché no, ci può stare benissimo. Ci può essere comunque modo di poter visitare delle attività culturali, non so, magari di andare a visitare il museo, oppure ci possono essere delle attività culturali importanti in città. In estate ci possono essere magari dei concerti, delle feste, qualcosa che voglia attirare il pubblico, qualcosa per poter essere tutti assieme, per passare magari un bel momento, andare a bere qualcosa tutti assieme, uno spettacolo, qualcosa che comunque possa essere un modo di non dire «la vacanza in città deve significare essere rinchiusi in casa a guardare la televisione». Perché no? Voi avete mai passato qualche periodo estivo in città, magari quei 3-4 giorni prima di partire per le vacanze, in cui però tutto quanto già cominciava a essere chiuso, tutto quanto già cominciava a essere un pochino più lento, cominciava ad arrivare il caldo? Considerate che io tutto il mese di luglio l'ho passato in città, principalmente lavorando, e probabilmente nel corso del mese di agosto avrò un momento di respiro. Quindi comunque già ho visto la situazione con la città che si muove un pochino più a rilento. Ma vorrei sentire un po' quello che avete da dirmi voi. Voi preferite scegliere una destinazione per le vacanze, oppure magari abitate in una città che è già una importante destinazione di vacanze e quindi dite «no, rimaniamo qua perché c'è già tutto quello che vogliamo», oppure magari partite a settembre per le vacanze, ci sono attività culturali, ci sono spettacoli, ci sono qualcosa di interessante che si fa nella vostra città? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR. Bene ragazzi, se sono riuscito a farvi conoscere l'ipotesi di rimanere in città per le vacanze, ma appunto non di rimanere chiuso in casa a guardare la televisione sotto l'aria condizionata, vi invito a mettere pollice in alto e a condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!